Anche Favre ha onorato nella giornata di domenica 29 gennaio il santo patrono degli agricoltori, ovvero Sant'Antonio Abate. Davvero molto partecipata alla manifestazione che si è svolta in questa giornata, salutata da un tiepido sole e da un cielo terso, che ha visto in Piazza della Repubblica letteralmente invasa dai trattori che sono stati schierati di fronte al municipio, come vuole la tradizione. L'evento, organizzato dalla locale sezione della Coldiretti, guidata dal presidente Pierluigi Golzio, in collaborazione col comune, ha visto protagonisti come priori i giovani Alex Feira ed Ilaria Favole, che sono stati circondati dal calore e dalla disponibilità di decine di colleghi, di tutte le età. La festa favrese si è aperta con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, quindi si è spostato in piazza per la benedizione dei mezzi e degli animali, mentre a chiudere la giornata non poteva di certo mancare il momento conviviale, che si è svolto presso il Salone Polivalente. Presenti gli amministratori comunali, in primis il sindaco Vittorio Bellone, mentre era presente anche Alfonso Lombardo, nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Rivarolo Canavese. Bravi! E dello Spirito Santo, Signore Dio, Creatore dell'Universo, e dello Spirito Santo, Signore Dio, Creatore dell'Universo, per Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Per tutti quelli che hanno portato il trattore, quest'anno diamo una bottiglia di fatto e vi auguriamo un proficuo lavoro. Grazie a tutti.